Il lavoro, si sa, è quella cosa che prende più tempo della nostra vita, per cui dovrebbe essere una passione. Per dare delle soddisfazioni dovrebbe, come dire, essere quella cosa che più si ama. Invece, come dire, fare quello che io avrei voluto fare è impossibile farlo in Calabria, perché fare il pittore e vivere di quell'arte è praticamente impossibile. Allora faccio il grafico, che è la cosa che più si avvicina alla pittura, ma se vuoi più per la creatività che bisogna metterci. E quindi che succede? Che faccio grafico per lavoro, ma pittore per passione. Quando è iniziata questa tua passione per la pittura? Ma è da ragazzino, perché è mio padre che mi ha trasmesso la passione per la materia e l'arte e la manipolazione della materia. Lui faceva il falegname, io vivevo dei suoi scarti, diciamo. Con i suoi scarti mi costruivo i miei giochini, i miei giocattoli. Era qualcosa di bellissimo perché vivevo di quella materia, no? Mi costruivo le macchinine, le carriole, le casette, chitarre, mi ricordo anche i miei mobili, me li ero costruito, per cui mi ha trasmesso sempre questa passione per la manipolazione della materia, ecco. Nasce la passione per il disegno, in modo particolare, anche trasmessa da lui, perché anche lui era bravo, quindi già alle scuole elementari ero il migliore della classe, e questa cosa dura fino ad oggi, insomma, perché è diventata una passione. Mi piaceva molto sperimentare, per cui iniziai col disegno normale, perché ho fatto la scuola d'arte, tra l'altro, a San Giovanni in Fiore, dove a dire la verità non si faceva pittura. Io un po' in modo rivoluzionario mi ricordo che presi l'iniziativa di portarla avanti questo argomento e costrinsi i miei insegnanti a portare a fare anche la pittura. Per la prima volta si fece pittura proprio perché io istigai i miei insegnanti a fare una cosa del genere. Ma ovviamente si faceva pittura con acrilico, tempera, olio su tela, quindi la classica pittura accademica che normalmente si fa, solo che diciamo che è quella cosa che non mi soddisfa e non mi aveva mai soddisfatto. Infatti è stata una ricerca quasi penosa, perché? Perché il liscio, il leccato, lo sfumato, la pittura accademica. Non mi rappresentava, non mi ha mai rappresentato. Io ero alla ricerca di qualcosa che un giorno venne quasi per miracolo. Se vuoi ti racconto l'episodio, perché è stata una cosa che ha contraddistinto veramente tutta la mia carriera. Litigai con mia moglie. Ero molto arrabbiato, ero angosciato, a dire la verità, con rabbia andai a dipingere un quadro che doveva rappresentare quello che era il mio stato d'animo. Questo quadro era un grande occhio che piangeva, ma di fatto non rappresentava quello che sentivo dentro. Era brutto, era banale nella comunicazione che ne usciva fuori, non mi rappresentava per niente. Quindi, con ancora più rabbia di prima, presi il pennello e con un fare molto gestuale trasformai quell'occhio in un sole dai tratti molto forti, che mi aveva meravigliato perché era quasi nato così, per conto suo, anche se ero io che avevo tirato fuori, ma ti ripeto, con arte molto gestuale. Per cui ecco, andai oltre gli studi accademici, andai oltre il leccato. Poi feci ecco questa particolarità, presi dalla stoffa, la feci a brandelli e la buttai lì sulla superficie, l'incollai, la intrecciai e quasi inconsapevolmente ne uscì fuori una siepe, una barriera. Poi dipinsi il tutto con questi colori molto accesi. Veramente per me fu un miracolo, perché vedendo quel quadro lì dissi: cavolo, questo è quello che mi rappresenta, questa è la mia anima. Quello era il primo quadro polimaterico ed era nel 1999. Si chiama Oltre la siepe e si può anche visionare eventualmente su internet. Quello fu il mio inizio, diciamo, ecco, quello che poi ha caratterizzato tutta la mia pittura.
perché la differenza sta nel fatto che l'artista poi, in quelle infinite visioni, si assume la responsabilità di scegliere una immagine e di realizzarla. Solo in questo sta la differenza tra l'artista e chi non lo è. Di fatto l'immaginazione ce l'abbiamo tutti. Poi è la questione di tecnica. Allora, quando inizio un quadro, inizio con un progetto. So come inizia, ma normalmente non so mai come finisce. Perché? Perché aggiungendo materia su materia, che poi è questo il bello, io non so l'effetto finale quale sarà. Aggiungendo materia, poi passandoci sul colore, comincio a tirare fuori degli effetti che se mi soddisfano, ok, mi fermo lì, altrimenti continuo, finché non tiro fuori la trama, la texture, i colori, l'impatto giusto che sto cercando, insomma. La parte che più mi impegna è proprio la parte iniziale, cioè la costruzione della base. Io per lo più su tela, che è una superficie piana, vado a preparare il fondo, che può essere fatto con stucchi, gessi, ma poi utilizzo molto materiale del tipo cartapesta. E poi ecco la particolarità, se magari andiamo a guardare i miei quadri, cosa c'è? C'è tanta di quella materia che io trovo di volta in volta anche passeggiando. La pittura è passata su quel materiale che ovviamente ha delle protuberanze, no? Ha delle parti che emergono, delle parti. Io normalmente che faccio? Inizio con una parte solitamente scura, nera. Poi man mano che tiro su i colori, metto sui colori, vado a schiarirli fino a portare il bianco su in superficie. Passandolo su quella superficie, magari con un pennello secco, resta solo sulle parti emergenti. Allora si ha un effetto particolarissimo. E qui abbiamo dei cartoni, abbiamo dei pezzi di stoffa, abbiamo delle palette di fico d'India, che è un materiale che ho scoperto proprio durante la passeggiata su una spiaggia. E trovai quel materiale che era già di suo appunto stupendo come passandoci sul colore. Allora, sotto c'è del nero, passandoci sul colore si ha questo pieno contrasto che fa emergere la trama. La stessa cosa si vede qua sulle onde del cartone o su questi fili. Quindi ecco dove sta la particolarità del polimaterico. Poi un'altra cosa molto bella, interessante, è che il quadro da che viene illuminato in un determinato modo, per le ombre che vengono proiettate dal materiale che emerge, che si allungano, queste ombre, rendono il quadro molto più drammatico, per cui non è un quadro a olio che è quello punto e basta, no, diventa molto dinamico proprio per questo motivo, perché se è illuminato in determinati modi, con delle condizioni particolari, può essere drammatico o dolcissimo. Durante le 24 ore, diciamo che questo quadro può assumere diversi aspetti, allora te lo godi in diverse situazioni. Quindi l'aspetto cangiante è un di più che viene proprio dall'arte del materico, diciamo. Visto che comunque questi quadri vengono fatti anche in momenti diversi, come ti approcci tu al quadro ogni volta che ce l'hai davanti? Cioè vai sempre con lo stesso sentimento, per capirci? Beh, sì. Oppure cioè, riesci a mantenere lo stesso sentimento con cui tu hai pensato che nascesse quel quadro? Oppure ogni volta... cambia. Può cambiare, certo, perché è molto soggetto all'umore. Allora, siccome ha dei tempi lunghi di produzione, effettivamente hai ragione. È una cosa a cui non avevo nemmeno pensato tanto, sai. Cioè, effettivamente io posso partire, se sono in... scusa,
non so, ecco, arrabbiato, diciamo arrabbiato, non diciamo altro. Se sono arrabbiato parto con la voglia magari di rappresentare la mia rabbia, appunto, perché è chiaro che si tende a far uscire fuori i propri sentimenti, no? Ma nel corso dei giorni, delle settimane, perché il tempo ci vuole, bisogna incollare, aspettare che si asciughi, tu non sei sempre arrabbiato, diventerai magari buono un giorno, molto più dolce, e allora ecco che cambia durante il percorso, può cambiare il quadro, come no? Spaventapasseri innamorato, per esempio, è uno dei miei quadri più importanti, ritengo, invendibile, anche se mi fanno richieste stratosferiche, non perché rappresenta una tappa veramente importante del mio percorso personale, non solo artistico, rappresenta qualcosa che nella vita mi ha segnato parecchio. Non sto a raccontare però la storia, perché è troppo privata. Lasciamo il mistero Sì, come quella in sì, tutte le cose. sì. Comunque, lo spaventapasseri innamorato già dice qualcosa, ecco, poi ci sono altri quadri ultimamente, per esempio, visto tra le altre cose come sta andando il mondo, mi sto impegnando perché io penso che, sai, quando si dice che il bello salverà il mondo, io non ci credo più di tanto, ma che ognuno di noi possa portare il proprio contributo a che questo possa migliorare. Quello sì, quello ci credo, per cui penso che l'arte possa dire la sua. Se non altro perché l'arte poi alla fin fine credo che essendo quella cosa bella che l'uomo è riuscito a fare tra tutte le brutture e i disastri che ha combinato, cioè alla fine penso che è un motivo in più per poter salvare questo mondo, cioè preservare l'arte oltre che la natura, perché quella poi è la cosa che più ci interessa. Esempio, Contro Natura è un quadro che rappresenta benissimo quello che è il mio pensiero attuale. Contro Natura è una denuncia forte di quello che l'uomo sta creando, perché se guardiamo il soggetto ci sono questi uomini che cercano di imbracare l'arte, quella è una sorta di mascherina, periodo Covid, diciamo, quindi cercano di imbracare, di fare propria la natura, di trasformarla, ma non adattando se stesso alla natura, ma anzi il contrario, questo è innaturale. Però la natura non si fa imbrigliare, infatti c'è quell'albero maestoso che comunque con i suoi colori cresce rigoglioso, a differenza di quanto invece l'uomo crea nel sottobosco, diciamo, che è bruttura, bruciatura. Thank you.
sono delle emozioni che mi piacerebbe trasmettere sulla tela e purtroppo non tutto riesci a fare. Quindi sì, a volte ho delle difficoltà perché dei sentimenti, ritornando alla tua domanda, non riesco vorrei tanto poterli rappresentare, ma non ci riesco, insomma, almeno allo stato attuale. Troverò il modo però di farlo. Beh, tu sei abbastanza, cioè, molto modesto, perché so che hai vinto anche, insomma, dei premi, no? Sì, diciamo che ho avuto dei riconoscimenti e ce n'è uno che è stato abbastanza significativo per me. Io partecipai 3 o 4 anni fa circa a un concorso a Roma. Era la presentazione di 3 quadri in modo digitale, per cui online si trasferivano. Dopodiché, se vincevi, rientravi nei primi 50 artisti. Ci furono circa 3.000 partecipanti. E arrivai primo. Per me fu una cosa inimmaginabile, non pensavo di poter arrivare a una cosa del genere. Una sorta di materiale semifluido che viene passato sopra, quindi è comunque in rilievo ed è una tecnica particolare. Per lo più è stato costruito tutto così. Poi ci sono, vabbè, troviamo della sabbia, dei piccoli ciottoli, sacchi, la solita cartapesta. Diciamo che utilizzo 3 colori fondamentalmente che sono metallici: l'oro, il bronzo e il rame. Che mi danno questo effetto proprio, questa è la ricerca di un effetto particolare, l'effetto metallico quasi a formare una scultura bronzea in questo caso. Mi piace molto come materiale perché la luminosità è cangiante, da come tu lo guardi, da dove ti metti, i colori cambiano. Il quadro si chiama Human Synthesis, ho voluto sintetizzare in questo piccolo spazio tutto ciò che è il nostro vissuto. È stato definito dalla critica in genere uno dei miei migliori quadri in quanto a
tipo di realizzazione, ma anche in quanto a contenuto. Di fatto lì ci sono tutte una serie di materiali, dalla scheda del computer a queste scale che io ho costruito, ma anche dei tubi, sarebbero i flessibili dove passano i fili della corrente, se tu vai a vedere, ma poi ci sono delle chiavi, degli ingranaggi, stoffa, c'è di tutto e di più, viti, chiodi, c'è tutto ciò che è il nostro costrutto. Abbiamo costruito per non far restare però quello che doveva essere l'anima umana. Cioè, in effetti, in questo quadro, dove c'è la presenza di ciò che l'uomo ha costruito, in realtà poi c'è l'assenza umana, cioè l'umanità che era il nostro patrimonio, no? In senso buono, l'umanità è un termine che... l'umanità si perde in questo quadro, per cui rappresenta cosa? Il fallimento del genere umano. Futuristico è da questo punto di vista, sì, è così. Siamo giunti al termine di questa nostra bellissima chiacchierata, dove abbiamo imparato a conoscere Giovanni Cascone e il suo mondo, diciamo, polimaterico, con il quale racchiude tanti sentimenti, tante emozioni e uno sguardo verso il futuro. Sì, sì, perché comunque bisogna guardare al futuro con positività, voglio dire, anche se viviamo questo periodo disastroso, spero proprio che tu col tuo contributo promotrice, diciamo, io per quanto riguarda la mia piccola parte da artista, ma se messi tutti insieme possiamo fare qualcosa per questo mondo, certo. O dobbiamo guardare al futuro con positività.